Comi Luigi e Vitale Enrico, presidenti del gruppo Protezione Civile di Inversago di Cortenova. Siamo alla frana più bassa della Rosiga. Per che cosa? Ditemi voi. Per pulizia di un sentiero, del sentiero che fa il perimetro di queste tre frane del Rosiga e per il monitoraggio dei sentieri che sempre fanno il perimetro delle frane. Una esercitazione di 2 giorni qua a Cortenova, quindi. Sì, 2 giorni. 2 giorni. 2 giorni con esercitazione, come avete detto, pulizia frane Allora, e antincendio, dicevate. Allora, pulizia di questo sentiero, ci sono impegnate 2 squadre, è stato suddiviso in 2 tratti. Poi c'è questa squadra che sta facendo il monitoraggio con il GPS del perimetro della frana, sempre percorrendo i sentieri. E questo nella giornata del pomeriggio di sabato, 30 giugno. Poi questa sera, la serata, partendo dalle ore 21, ci sarà un'esercitazione di utilizzo motopompe, cioè utilizzeremo delle motopompe pescando acqua dal torrente Pioverna. Taverna, la butteremo nella, monteremo una vasca antincendio, la riempiremo e la svuoteremo, logicamente la dobbiamo ributtare sempre nel torrente. Questo si fa in notturna, quindi utilizzeremo anche le torri faro per illuminare tutta l'area. Ed è un'esercitazione che serve per capire come utilizzare bene le motopompe e poi al buio, insomma, in notturna, illuminato dalle torre fare, cercando di riuscire anche in caso di buio a fare di questi interventi. Protezione civile sempre pronta quindi a operare, quindi. Sempre pronto a operare, certamente. Grazie mille. Ma poi c'era anche la...